molto bene. Oggi vi voglio parlare nuovamente di CBD, ovvero di cannabidiolo. Sapete che è una molecola che a me piace molto, è una sostanza che giudico molto interessante da studiare per il benessere mentale, ma in realtà per il nostro benessere psicofisico. Se mi seguite da un po' di tempo, probabilmente saprete ormai bene che il cannabidiolo è uno dei principali fitocannabinoidi presente nella pianta di cannabis che, a differenza del THC, il tetraidrocannabinolo, il CBD non ha effetti psicoattivi significativi, non provoca la sensazione di sballo tipica della marijuana. Si tratta semplicemente di un composto naturale molto interessante, lo voglio ripetere, che possiede delle proprietà terapeutiche e preventive che bisogna assolutamente conoscere. Iniziamo quindi dal meccanismo d'azione con cui il CBD agisce sul nostro organismo e, sebbene le funzioni neurobiochimiche e biologiche generali con cui il CBD è esplica le sue numerose funzioni non siano completamente note, ci sono alcune vie chiave che possiamo dire di conoscere ormai piuttosto bene. Ad esempio, sappiamo che il CBD ha un'importante interazione diretta con il sistema degli endocannabinoidi. Infatti, anche se il CBD ha una bassa affinità per i recettori CB1 e CB2, ha però una capacità di modulare l'attività e l'affinità di questi recettori nel mentre che si legano ai cannabinoidi endogeni, no? Come l'anandamide, la virodamina e il 2-arachidone, il glicerolo, influenzando così in maniera importante l'omeostasi del sistema. Inoltre sappiamo anche che il CBD può sia modulare il recettore della serotonina 5-HT1A nella sua capacità di legare il substrato, ma anche essere esso stesso un blando agonista del sistema recettoriale per la serotonina, giocando quindi un ruolo nel trattamento dell'ansia, della depressione e dei disturbi del sonno. Questo è il meccanismo neurofisiologico. Ancora, il CBD svolge un'azione rilevante sui recettori vanilloidi TRPV1, che sono coinvolti nella percezione del dolore e nella risposta all'infiammazione. Anche questa è una funzione molto importante che si integra a tutte le altre. Infine, è stata anche accertata l'azione del CBD sul recettore PPAR gamma, e questa interazione che modula l'azione del cannabinoide endogeno virodamina potrebbe avere implicazioni nelle proprietà antitumorali e neuroprotettive del CBD stesso. Volendo essere molto sintetici e parlando dei risultati terapeutici di tutte queste interazioni neurobiochimiche, possiamo dire che il CBD ha un'azione su varie condizioni mediche e psichiatriche: ansia, insonnia, gestione dello stress come adattogeno e probabilmente anche un'azione sul disturbo bipolare, probabilmente, perché meriterebbe di essere studiata meglio, dato che alcuni studi suggeriscono un potenziale beneficio, mentre altri purtroppo mettono in evidenza la necessità di ulteriori ricerche, e quindi, come sempre, la scienza deve andare avanti prima di poterlo usare in questa condizione molto delicata. Sicuramente il CBD in molti soggetti permette la gestione dei sintomi d'ansia da lieve a moderati, con un potenziale di dipendenza e di tolleranza uguale a zero. Poi ha senza dubbio anche un'azione sul sonno, che potenzia in maniera sinergica, ad esempio, a quella della melatonina, no? Per cui varrebbe la pena associarli, in quanto la melatonina favorisce l'inizio del sonno, mentre il CBD ne migliora l'architettura generale. Ovvero potremmo dire che il sonno sia maggiormente riposante ed efficace, sempre in assenza di sintomi di dipendenza o di altre robe drogose, quindi è tutto sicuro. Ah, è chiaro che tutte queste cose vanno discusse ovviamente con il vostro medico, anche perché, insomma, ognuno di noi è diverso, le condizioni che generano ad esempio l'insonnia o l'ansia possono essere molto diverse, quindi ripeto, non utilizzate questi strumenti, il mio, quelli che trovate su internet, per fare delle autodiagnosi, perché non funziona mai così bene. Però certamente essere consapevoli dei benefici di alcune sostanze, specialmente se naturali, è davvero molto importante, per poi poterne discutere con il proprio medico. E infine, rispetto alla gestione dello stress, abbiamo studi che indicano come il CBD abbia appunto la capacità di funzionare come un adattogeno naturale, aumentando la resilienza agli stimoli stressanti e permettendo di controllare entro certi limiti l'inappropriata secrezione di cortisolo, quindi a un livello realmente biologico molto importante. Insomma, ormai è chiaro che il CBD sta guadagnando popolarità come potenziale trattamento per vari disturbi della sfera psichica, compresi quelli legati alla salute mentale. Tuttavia è fondamentale ricordare, come faccio sempre, che la ricerca è ancora in corso e che non tutte le affermazioni che trovate là fuori sul CBD sono supportate da solidi studi clinici, per cui io personalmente ne consiglio l'uso in accordo col vostro medico di fiducia e su condizioni lievi o poco gravi, oppure magari in associazione con altri farmaci, quando siano in corso disturbi clinici
clinicamente più rilevanti. E anche in questo caso, ve lo ripeto, sempre sotto consiglio del medico curante. Sappiate comunque che io ad alcuni miei pazienti lo prescrivo abitualmente. Molto bene, mi resta solo lo spazio per darvi un paio di suggerimenti finali. Prima di tutto quello di acquistare il mio ultimo libro PsyQ, in cui parlo di tutte queste cose, lifestyle, neuroscienze, psicopatologia, psichiatria. In pratica vi spiego che cos'è la psichiatria, in che modo vi potrà aiutare la psichiatria moderna, che cosa sono le malattie mentali e molti altri temi del futuro della medicina. Quindi andate su Amazon, solo su Amazon, dategli un'occhiata, ok? Cercate PsyQ, Valerio Rosso, lo trovate subito, vedete il mio faccione. A seguire vi consiglio anche vivamente di iscrivervi alla mia nuova newsletter, tramite la quale resterete in contatto con me e ogni settimana avrete delle informazioni utili, esclusive e che non troverete da nessun'altra parte, sempre sulla salute mentale, sugli psicofarmaci, sullo stile di vita, sul benessere in generale. Il link è giù in descrizione, magari appare anche qui da qualche parte. Iscrivetevi, è molto interessante. Tra parentesi, se per caso in futuro riaprirò le visite e i consulti privati, lo segnalerò sicuramente tramite la newsletter, quindi è lì il posto dove avete il contatto più intimo con me. Ok, per adesso è tutto, datemi un like, iscrivetevi, anzi, come sempre vi dico, abbonatevi e senza dubbio ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.